più cordiale buonasera dal centro sportivo di Aprilia. Sta per avere inizio la nona giornata del campionato di Serie C femminile. Appassionati di calcio a 5, amanti del futsal provinciale regionale, ci troviamo qui per una nuova avventura della Coccinella, che quest'oggi ospita la capolista Progetto Futsal. Ormai le squadre al centro del campo, veramente poco, dopodiché si passerà al calcio giocato. E proprio in questi istanti è la Coccinella a gestire questo pallone con Giunti, poi Vitale, Campanelli, Aiello, prova Di Lorenzo, la possibilità, la squadra di casa, la battistrada intanto ancora con Campanelli, Aiello, il gol del vantaggio, grossa opportunità sfruttata nel migliore dei modi. Agostino cerca di farsi vedere, va adesso a raccogliere proprio davanti al tu per tu e poi il tiro. Campanelli che rimette dal fallo laterale all'indietro per Giunti, Aiello subito due tocchi e si passa direttamente davanti, la palla messa in mezzo e fa sua la sfera, la lancia lunga subito per Vitale, Muzzi mette in movimento l'altra compagna di squadra, Aiello prova la conclusione, il colpo di testa di Aiello che allontana la sfera, Grieco la recupera, Vitale cerca la percussione per vie centrali, il tiro alza il pallone sopra la traversa, Ruffini direttamente all'indietro, Vespa dalla distanza batte Iavarone e c'è il pareggio, scambiano ancora e poi arriva il tiro, Strinati all'indietro, Miccio, Di Lorenzo se ne va molto bene, ha provato sopra la traversa, provato a fermarlo, palla intercettata, ancora Agostino mette in movimento, Petrolini prova a calciare il palo e poi il tiro morbidissimo sulla respinta finisce sui piedi di Agostino e c'è il raddoppio del Progetto Futsal. Ancora Vitale, Vitale e poi morbidamente, nonostante Iavarone fosse uscita, riesce però a toccare quel tanto che basta, è prima riuscita a pervenire al pareggio, poi ha trovato la forza anche di incrementare il vantaggio. E intanto Campanelli lanciata da D'Alessio, prova la diagonale dove però non va a capitolare l'estremo difensore ospite, ancora Campanelli, continua ad insistere, Campanelli con D'Alessio, con Vitale, Agostino in mezzo, Strinati corre da sola, si sta trasformando ora l'attacco della Coccinella, un 3 contro 2 con D'Alessio e si concretizza con la rete di Miccio che accorcia le distanze per la Coccinella, quindi il risultato che cambia, la Coccinella 2, Progetto Futsal 3, cerca di portare al centro Vespa, Ruzzi si avvita e la palla sicura, però da stesso identico schema del primo tempo che ha portato al gol prima di Vespa e adesso in questa circostanza quello di Vitale, da sola per via centrale ad Agostino, scarica per poi Giunti ancora e c'è il tiro di Di Lorenzo, una doppia deviazione permette al pivot di casa di tornare ad accorciare le distanze, Ruffini con il mancino prova e sul secondo palo invece c'era Petrolini che praticamente l'ha ricacciata fuori, Giunti, Aiello se ne va in mezzo a due, prova la conclusione, Aiello, Giunti con il piattone, Campanelli se ne va da sola, Campanelli, il gol del pareggio di Campanelli ed è 4-4. Vespa esce però, portiere poi il tiro con il palo, Giunti cerca lo spazio in mezzo, il palo dice di no ad Aiello, Giunti, Aiello scambia con Strinati, se ne va Aiello e poi il tiro sul diagonale però va a interporsi il
E ancora ci prova Iello, ancora Di Lorenzo, il tiro ribattuto, fa addirittura dare all'indietro per Giondi, Di Lorenzo, Campanelli, prova Campanelli, Chimenti ci mette una mano, Vitale si avvita, Giondi però non la lascia libera, Vespa, e il tiro non trattenuto da Iavarone e finisce in rete per il vantaggio del progetto Futsal. Aiello, Di Lorenzo in mezzo con Aiello, lo scambio Campanelli, si invola a rete, stoppata, fermata da Vitale che adesso se ne va da sola, scambia con Ruffini e Iavarone viene ancora una volta battuta. Giondi, Aiello, Campanelli, Aiello, Di Lorenzo, e Chimenti è un muro invalicabile. Arriva qui il triplice fischio che comanda la fine delle ostilità, quindi da parte del direttore di gara, progetto Futsal, che resta in testa alla classifica dopo questa vittoria per 6-4 ai danni della Coccinella.